Diciamo che sì. Eccolo! Professore. Oh, buonasera, professore. Capaci. Buonasera. Ecco qua. C'ho un coglione di autista che non capisce un cazzo. Sbaglia le strade, non ha le chiavi. Morto di sonno proprio. Vabbè. Ma venivamo lassù, tipo da vetralla, non sono andato a trovare un filosofo che si chiama Agamben, che sta del verde della valle bellissima nella Tuscia. Eccomi qua, sono arrivato. Buonasera professore, ci sente lei? Ci sente? Benvenuto, buonasera. Sì, eccoci qua. Oh, perfetto. Perfetto, la sentiamo benissimo. Sì, perfetto. Sentite? La sentiamo, la sentiamo, la sentiamo, la sentiamo. La sentiamo. Allora, mi presento, sono Andrea. Andrea. Sono un maschio? Sì. Okay. Tutti gli Andrea che si rispettano. E siamo qua con Ivan ed Enrico, che facciamo da febbraio tutta la pandemia, abbiamo fatto così 8 ore al giorno di dirette, di interviste, alla faccia della TV che non ci piace. Sì, beh, questo... Cosa, entriamo subito nel fulcro, Vittorio. Cosa ne pensi tu della... Ti posso dare del tu? Sì, sì, dammi. Cosa ne pensi tu di internet e dell'intrattenimento internet? Non so se hai mai visto qualcosa oppure no. Ma mi hanno detto che siete bravi. Io sono arrivato in modo inconsapevole perché dopo tanta televisione... 7, 8, 10 anni fa incrociavo delle persone molto giovani che avevano visto delle cose di 20 anni prima, mi chiedevo come fosse stato possibile e così ho capito che vedevano attraverso internet e che molte delle cose che avevo fatto erano diventate dei temi comuni di riferimento. Poi fui sistematicamente aggredito 12 anni fa, 13 anni fa da uno che si chiama Pietro Ricca, che oggi è diventato mio amico, il quale in area pre-grillina veniva negli uffici dove io ero a Milano a fare l'assessore e mi provocava raccontando delle cose terribili, e perché io all'epoca avevo assunto posizioni molto dure contro i magistrati e soprattutto nella contrapposizione con Di Pietro, e quindi lui, difendendo i magistrati, mi attaccava. Mi rendevo conto che quegli incontri e quelle provocazioni erano solo perché c'era una telecamera che riprendeva qualcosa che andava da qualche parte, che appunto era internet, e io non ne disponevo, non la usavo, però la sua finalità era quella. E quindi in questi due modi, attraverso le aggressioni e l'idea che ci fosse poi un mondo che girava intorno a questi confronti violenti che venivano inscenati nella provocazione per strada, e poi quando venivo fermato e mi raccontavano cose fatte da Costanzo in televisione alla fine degli anni 80, ai primi anni 90, e non ho passati molti anni ormai, e mi chiedevo come dei ragazzi di 15-16 anni potessero conoscere quelle cose, e quindi poi da lì tutto quello che io ho fatto è stato riversato sui social, come si dice oggi. I miei assistenti hanno lavorato fino, uno a Tel Aviv, che si chiama Pietroni, e l'altro Nino Ippolito in Sicilia, fino a portare oltre 2 milioni i miei follower su Facebook e poi anche su Instagram lavorare intensamente. Tutto questo però senza che io abbia mai aperto Facebook. Io sono in contatto con voi, tutto quello che faccio poi viene trasmesso, ma io lo carico, lo faccio caricare, ma non guardo le cose che mi arrivano di risposta, perché altrimenti, animoso come sei, mi incazzerei, manderei a cagare quelli che non sono d'accordo, e quindi ho una posizione dentro questo mondo che è passiva, non attiva, o è attiva nel senso che io parlo, ma non prendo poi atto di come gli altri si misurano con me. E quindi fino agli ultimi giorni, gli ultimi 3 mesi in cui sono stato assediato tutti i giorni, non per 8 ore ma per 4-5 ore di collegamenti Skype di una serie di rompicoglioni come voi che volevano parlare
stando a distanza e animando dei gruppi che ognuno diceva di avere 100.000, 40.000, 200.000, 500.000, comunque quali che fossero, erano dei modi per prendermi alcuni pensieri e trasmetterli dai loro circuiti. Quindi questa nuova iconosfera si è molto potenziata creando, come nel caso vostro, che mi dicono però essere particolarmente significativo, una serie di canali paratelevisivi che passano attraverso questo mezzo. Diciamo, sì. Vai Enrico. Ma diciamo, la lettura è... Attacca la roba, no? Cosa stai attaccando? Porca puttana. Vai Enrico, è finito. Prego. La lettura... dobbiamo attaccarla. La lettura è molto corretta, diciamo. Sì. Pronto? Pronto? Professore, mi sente? Vittorio? Pronto? Pronto? Oh. Vittorio? Vittorio? Ivan? Vabbè, le faccio un attimo. Con i problemi tecnici non mi preoccupate. Così. Beh, per ora ci ha dato dei rompicoglioni. È andata bene, ha monopolizzato per 10 minuti. Vai Enrico. Ok, ci siamo. Vai. Ma che vado? Ok, prova. Ci siamo? Che devo provare? No, sto cercando di... Sono staccato, sto riattaccato sulla parte. No, questo devo... no, dobbiamo... Professore, ci sente? Professore? Sindaco, ci sente? Oh, onorevole? No, ma c'è un piccolo... Una piccola telefonata. Ecco qua. Va bene. Ah, non ha le cuffie. Non va l'audio, dico. Abbiamo tolto... Enrico, cos'è che ci volevi accennare? No, quando sentirà la faccio la domanda, se no che senso fa? Nel frattempo vogliamo continuare a parlare. Volevo creare un po'. Dove sei? Ma a casa, sono tornato pigro. Io ho mutato, No! Ma stavo parlando con Carlo. Claudio, hai telefonato? Sindaco! Ragazzi, qui siamo all'inizio, già sta succedendo di tutto. Cioè... Appena ritorna, okay. È musica epica? Ma tutte le volte? Sì. E poi prendi tu le redini che hai delle tue domande. Ricordato solo le incapaci. No, va bene, ma è solo la questione dell'audio, perché se non si vedeva. Prova. Eccoci. Ci sentite, Vittorio? Sì. Ok, ci siamo. Allora. Ci siamo. Dicevo, sicuramente è una lettura corretta ed è anche interessante sapere che, diciamo, tu... Lasci queste cose, ma non vai a vedere i feedback. Dal nostro punto di vista, quello che è successo nel corso degli ultimi decenni è un po' una... Tu hai citato il Maurizio Costanzo, io come tanti abbiamo visto Spezzoni, e la mia impressione è che quelle trasmissioni fossero delle trasmissioni rispetto ad oggi coraggiose, cioè dove si parlava di roba interessante e si scambiavano opinioni serie senza stronzate, ok? Mentre invece, se dobbiamo comparare, diciamo, se nel... Io ho letto un po' Wikipedia tua, se nel 1989 tu davi della stronza alla poetessa nel Maurizio Costanzo Show,
adesso ti trovi a dover discutere con la D'Urso, e questa a noi sembra un po' una decadenza della TV, quindi il desiderio di crearci delle TV nostre. Sei d'accordo con questa lettura? No, mi sembra una lettura del cazzo, nel senso che la D'Urso è un epifenomeno particolarmente popolare e è un facile bersaglio. Io in realtà potrei non andarci. Costanzo effettivamente aveva una dimensione non alta ma nobilmente popolare ed era estremamente diffuso in tutti gli strati, perché gli ospiti erano sia personaggi della cultura, sia politici, sia persone comuni, sia nuove speranze. Quindi diciamo che la misura di Costanzo era come quella di un grande impresario che scopre nuovi talenti e in parte poi li fa conoscere. Io mi sarei affermato comunque, ma ho contribuito a potenziare la sua stessa natura, perché ho creato degli effetti imprevisti, nel senso che Costanzo era come il casinò dove il banco vince sempre. Ogni tanto però qualcuno sbanca il banco e io, andando lì, non dicendo mai quello che lui si aspettava rispetto al mio tipo d'autore, dovendo essere un critico, in realtà andavo a creare un assessore o dicevo che volevo vedere morto Zeri, creavo degli effetti per cui sbancavo e portavo a casa un vantaggio per me. Quindi lui non era in grado di dominarmi come ha fatto con molti, avendo su di loro sia una capacità come di produttore o di agente e contemporaneamente anche di trarre linfa dall'esperienza umana di ognuno di loro o di noi. Io ogni volta uscivo dal suo percorso previsto, da quello che lui prevedeva per me, e quindi rompevo lo schema. Per cui in effetti io sono diventato popolare in una sola stagione con 3 puntate di Costanzo, una delle quali vedeva appunto una preside che leggeva poesie e per puro caso io, stimolato da Vianello, dicevo che erano brutte poesie, poi lei mi diceva lei è un asino, dicevo lei è un cavallo, lei è un asino, lei è una stronza. Poi una famosa fotografa, Letizia Battaglia, che era assessora alla vivibilità di Palermo, a dimostrazione che Palermo era invivibile, perché non sarebbe stato altrimenti un assessorato alla vivibilità, e che io mi misi nell'angolo citando delle panchine di Sostras, naturalmente brutte, in un quartiere barocco, degradato, si faceva questa scuola, un modello che aveva di far tentare il cartellino ai governati in manicomio, i quali vanno in manicomio, che non lo fa sempre un onorare, quindi preso in giro un altro, voleva essere morto Zeri, e poi andai. Scusami, ci sono, sentiamo molto male, ci sono dei problemi tecnici. Dei problemi audio, questo mi scuso, sentiamo robotico. Malissimo. Sentiamo robotico, non so se non la Vittorio, ti sto malissimo. Forse c'è qualcosa che sta facendo interferenza, professore. Non la sentiamo più. Vabbè, non si sente un cazzo da voi, dovete migliorare. Richiamo, no? Provate ad uscire, sì, a riuscire a rientrare. Richiamo, sì. Un piccolo break pubblicitario. Allora, a parte i problemi di audio, l'unica cosa è che... Purtroppo non gli è piaciuta la mia lettura, Andrea. No, vabbè, ma la questione è un'altra, è che Vittorio è una persona con cui tutti parlano di argomenti, nessuno parla magari, o poco si parla del Vittorio in sé. Però adesso vi voglio chiedere una cosa, sperando che funzioni, se no, perché... Dopo vi chiediamo com'è andata in Albania, va bene? Sì. Eccoci qua. Ci sente, professore? Sì. Quindi dicevo, era un altro mondo, ma non è che al posto di quello sia arrivato la D'Urso. C'è una certa varietà. C'è la linea della Sette con una costante sequenza di trasmissioni simili legate all'attualità, da Mirta Merlino a Tagadà, fino alle buone, importanti trasmissioni della Gruber e di Formigli o dello stesso Giletti.
che hanno in qualche modo preso il posto di Costanzo. La D'Urso invece è un contenitore popolare di natura diversa, in cui c'è il teatro del pettegolezzo, è un mondo che viene guardato con molto dispetto dalle persone che non si vogliono far prendere in giro da questo facile sentimentalismo, però ha una sua logica e soprattutto appartiene alla sfera dell'intrattenimento, che è quella che paga di più, perché il problema di fondo è che la televisione per me è stata per 30 anni una fonte di sostentamento importante. Ho comprato quadri bellissimi, ho trasformato il denaro in spirito attraverso questa opportunità, ho pagato anche avvocati e giudici con le querele che ho avuto, e però nel complesso oggi il rapimento, come accade con i collegamenti Skype, delle idee delle persone non porta pegno, e invece l'urso ha la dignità di pagare le persone che invita, per cui questa è la caratteristica. Ovviamente dovendo decidere non andrei da lei, magari andrei in luoghi, sono stato da Diaco, dove il dialogo più tranquillo, nessun problema di contrapposizioni, ha reso la mia testimonianza particolarmente intensa, che è quella appunto che uno desidererebbe. Dall'altra parte invece c'è la volontà di contrapposizione, le sfere, però tutto questo fa parte di un gioco che per gli ascolti comporta anche che ci siano dei cachet che rendono attraente, quando vedo qualcuno che non va in televisione o non ci andava, all'epoca dicevo che o non l'ho invitato, non si andava per quello, e in ogni caso se avessero invitato lo avrebbero pagato. Per cui ci sono questi elementi che non si possono misurare soltanto nei termini di un'epoca migliore rispetto a un'epoca di decadenza. Sono le azioni del campo in cui la televisione consente alcune diciamo testimonianze più legate all'attualità e altre invece, che non sono sicuramente le più divertenti per me, legate ai pettegolezzi, ai bambini, alla famiglia, alle figlie e a tutto quello, oppure anche semplicemente situazioni in cui io sono stato particolarmente polemico e quindi diventano ragione perché lei le faccia diventare spettacolo. Ma non farei un giudizio così tranchant sulla D'Urso, perché la sua televisione non ha lo stesso tono così vario e teatrale che aveva Costanzo. Costanzo era proprio un impresario teatrale che scopriva talenti. Sì, sfortunato. Guardi, professore, noi siamo qua, io sono qua da, diciamo, dal coronavirus è un po' esploso tutto il mondo del web e ora noi siamo ancora in una fase un po' troppo embrionale, cioè ci stiamo un po' assestando, e secondo me in positivo, cioè stiamo crescendo in positivo anche se siamo in una fase molto embrionale. Ad esempio lei a me ha fatto molto piacere che è venuto qua, ma noi non abbiamo una potenza alle spalle tale da poterci garantire il pagamento degli ospiti o anche il sostentamento di un format televisivo. Lei guardi qua dietro, io ho la mia stanza in disordine, non posso pensare di affittare uno show. E secondo me con il coronavirus adesso, anche che la TV sta andando in perdita anche perché le pubblicità non pagano più come una volta o comunque milioni di euro per sostenere un format sono troppi, e secondo me dopo questa crisi ci sarà un punto di congiunzione tra il web e la televisione che non c'è mai stato prima, che noi stiamo pensando di fare, di avvicinarci. L'unica cosa è che noi siamo ancora inesperti e senza mezzi, per cui noi andiamo nel buio, brancolando il buio, e quindi a volte sperimentiamo molto più della TV. Il problema è che non siamo mai riconosciuti. Siamo gli unici che stiamo provando a uscire un po' dalla sfera che gli youtuber sono tutti rincoglioniti. E per noi comunque è difficile, ma ci stiamo provando. Lei è un personaggio storico e cult della cultura pop italiana, e per noi è un onore che lei sia qui. Però devi capire anche che io non sono Barbara D'Urso, che ho tutto, la troupe, ho le cose. No, mi hanno parlato bene di voi, stavo semplicemente dicendo... Professore, scusi, si può mettere le cuffie, se no non riusciamo a sentirla. Ma dovete rifare, avete questi mezzi di merda che non si sente un cazzo. Ma non è colpa nostra! Non è, professore, le cuffie. Si metta le cuffiette come prima.
questa mania di questo Skype, prendete delle telecamere normali. Comunque, ma non abbiamo i mezzi, come diceva, non possiamo permettercele. Lavoriamo da casa, non abbiamo studi televisivi, professore. Non si sente un cazzo, porca puttana. Siete lo Skype peggiore del mondo. Non ho mai fatto un collegamento del cazzo come questo. Ma non è colpa nostra. Chiamate, porca puttana. Vedete questo friggere di merda. Ma non è colpa nostra, professore. Allora rifate, richiamate se questo non è capace. Purtroppo il problema tecnico non è colpa nostra, il problema tecnico. Io metterei un mediatore se torna intanto. Eccoci un altro professore. Oh. Ciao Ale, buonasera a tutti, ciao Henk, ciao Omi, ciao Ivan. Ciao Alessandro. Allora, c'è una situazione un po' tesa con Sgarbi, perché se l'è presa che frigge, ma non capisce che è colpa della sua connessione, non nostra. Ma non è mica una novità che con Sgarbi ci siano situazioni tese, quindi assolutamente, anzi, è quanto tutti si aspettano. E io ti ho fatto entrare perché forse abbiamo bisogno di... Per la prima volta siamo un po' in difficoltà, magari tu ci puoi, come dire, oliare un po' la situazione. So che che tra di voi è sempre andato tutto bene. Guarda, innanzitutto fra di noi è andato tutto bene e fra me e i vostri followers, i vostri modificati. Questa è la cosa fondamentale, la grande scoperta positiva del lockdown in mezzo a tante cose negative. Poi con Vittorio, che spero che mi ascolti e che i suoi collaboratori sistemino un po' la sua postazione, c'è da sempre un meraviglioso rapporto di stima, di attenzione, di studio, di competizione, di amore e odio, tutti lo sanno, quindi adesso vediamo se riusciamo a parlarci, ma intanto mi fa piacere sapere che non lo pagate, perché tutti mi avevano detto che, essendo io sempre vostro ospite gratuito, lui era stato pagato ed era una situazione un po' bilanciata. Da quello che ho capito non è stato pagato. No, c'è chi mi intasco tutto io. Oh, eccoci. Eccolo. Vabbè, va bene, te lo meriti. Vabbè, no, più che altro non abbiamo i mezzi per affrontare un discorso un po' più di... Professore, ci sente? Ma io non ti ho mai chiesto nulla, però insomma lui aveva fatto capire di essere stato pagato. No. Ah, professore, ci sente? Si vedono solo le sue mani, perché non abbia dei consulenti, dei... Ha un assistente che la sta aiutando, ma... Ma dove sta? È a casa sua. Credo a casa sua. Ci sono un po' così, lo sai come... Non lo sta aiutando molto. Ma non è colpa nostra, è colpa del consulente. Anch'io sono a casa mia, ma funziona tutto benissimo. Sì. Diciamo, scusate, voi siete testimoni che vi siete collegati con me da Positano, da Roma, da Milano, ed è sempre funzionato tutto benissimo. Io tra l'altro vado avanti con uno smartphone, per cui che diavolo c'ha Vittorio che non funziona, che gli hanno dato, chi lo assiste, chi non lo assiste. Questo lo trovare le gambe dalle tralla. Sarà Ferrara. Professore, ci sente? A gambe. Eccolo. Ciao Vittorio. Centrico spagnolo catalano. Vittorio. Mi sa che ci sono degli errori tecnici non imputabili a noi. Pronto, ragazzi? A me. Alessandro, tu mi senti a me? Sì, certo. Ferran Rosselli. Vittorio, tu ci senti? Scusami Omi, quando mai io e te, io e voi non ci siamo visti e sentiti? È Vittorio che evidentemente non è in linea con le nuove tecnologie. Io e te e voi ci siamo sempre sentiti, capiti e visti. Vittorio, dimmi caro. Volevo dirti se ti hai fatto vedere quel quadro. Ecco, quel quadro è molto vicino a Gauguin, però bisogna vedere un vivo per capire. Parliamo di Gauguin. Il quadro di Gauguin. Non sta parlando con voi. Pronti? Allora, pronto.
Non sta parlando con voi, è tipico di Vittorio di parlare con altri mentre parla con degli interlocutori principali. Però potremmo fare per la prima volta l'intervista dove le domande sono costruite su quello che dice l'intervistato. Far finta che risponda... Spiegati meglio, non l'ho capito, Hank. Lui era al telefono con una persona parlando di Gauguin e noi diciamo, ci dica pure di Gauguin, e sembra che lo stiamo intervistando, capito? Gauguin? Così diceva, non so. Hank, si è triggerato. No, il fatto è quello che non vorrei passasse, che sia colpa nostra che dei mezzi audio, perché tutti quanti praticamente sul web utilizzano questo sito o siti simili, però il problema è che se internet non c'è da una parte o funziona male il mezzo, non è colpa nostra, però mi dispiace che sia... Omi, io sono testimonial del fatto che dal primo marzo sono collegato con te e con voi in maniera perfetta ovunque io mi trovassi. Quindi, cosa che non va a casa Scarpi. Professore? Quindi ora vediamo la pelata. No. Sì, però devo vedere Milano. Io sono a Milano per il funerale. Ma sabato. Sta facendo i beati, cavoli suoi. Sta citando un mio amico carissimo. Vabbè. Va bene. Sta citando un mio amico carissimo che è appena morto, il filosofo Giulio Giorello. Devo vederlo. Che la pensava diametralmente opposto a lui. È difficile che sia grande laico, grande anticlericale, grande ateo. Tra l'altro Vittorio ieri in televisione ha pianto per questa persona. Pronto? E avrà pianto, ma lui è sempre dalla parte della Chiesa. Pronto? Senti, Vittorio? Niente. Lo dicevo che mi hanno parlato bene di voi, che tra l'altro io ho parlato con la Civigliano Parente che mi aveva chiesto di fare un cameo, poi qualcuno di voi mi ha chiamato per dire che invece eravate ben intenzionati anche a pagare cachet, quindi state proprio sulla strada giusta, cioè creare una rete televisiva che abbia una sua dignità, poi che sia una rete che passa attraverso questi strumenti così precari può anche essere. Ma... Quindi sono l'unico che non viene mai pagato da voi? Beh, no, forse... Mai pagato nessuno? Mi dissocio. Non abbiamo mai Vittorio pagato. Dice che l'avete pagato. No, ho detto che ho sentito che parlavano anche di denaro, quindi mi sembrano ben indirizzati, perché se vogliono diventare importanti devono avere ambizioni e capacità anche tecniche, no? Perché qua vedi che siamo attaccati a un telefonino per dire delle cose così. Vittorio, io quando ti ho chiamato stavi partendo per l'Albania, ma com'è andata? Perché abbiamo letto delle notizie non proprio belle, ecco. No, luogo meraviglioso, questo delle cose straordinarie, no? Ma sei andato per una vacanza, per studiare? No, sono andato come amico del presidente del primo ministro e ho visto alcune cose, quadri dei depositi dei musei, città... luoghi che in parte conoscevo, in parte, e poi ho visto anche le nuove stazioni balneari, una delle quali aveva queste alte onde che io ho affrontato, ma ho voluto raccontare quella storia che era stata registrata dalle televisioni appunto del governo, quindi potevo anche far finta di nulla, perché mi era sembrato bello che nel pericolo, sia pure non mortale, che ho corso, ci fosse mia figlia che mi soccorreva e mi stava vicina e veniva verso di me, per cui mi è sembrata una storia degna di essere raccontata, ma non c'è stato nulla di drammatico, anzi è stato un momento formidabile, quello dei tanti luoghi visti col sindaco di Valona, dei siti archeologici come Billis. Poi è nata una polemica se quel luogo dove sono stato, che per me aveva una cultura greca, fosse l'Illiria, ovvero una terra albanese, di cultura albanese, o fosse di cultura greca, quindi un'ulteriore polemica a distanza ho dovuto fare con la televisione albanese, sempre attraverso questi strumenti che voi usate adesso. Però il punto di partenza era semplicemente che prima mi pare di sentire, ho sentito la voce di Cecchi Paone, che voi avete scelto... Ciao Vittorio, buonasera! Sì, una strada facile polemizzando con la D'Urso. La D'Urso è una parte di televisione in un universo pieno di tante cose in cui lei ha le sue ragioni molto precise. Io poi vi ho detto le mie ragioni, ma per il resto se voi facciate qualcosa, certo strumenti come questi sono precari, ma potreste anche avere argomenti o capacità di mettere in collegamento persone
degne di essere ascoltate e quindi avreste raggiunto un risultato. Quindi la mia era solo una constatazione rispetto al vostro giudizio così negativo della D'Urso, perché d'altra parte anche Cecchi Paone, che è quasi mio coetaneo, ha vissuto sia l'epoca di Costanzo che quella della D'Urso, ma non sono conseguenze o decadenza di un'epoca più alta, sono fasi di una televisione che trovo, io per esempio trovo straordinario per come è costruito il mondo di Uomini e Donne, dove c'è questa dimensione così mortificante, umiliante per certi versi, ma anche di strati di società, di diverse generazioni che si intrecciano in amori, con i loro viti, è una invenzione formidabile dal punto di vista della comunicazione, eppure è ponte per molti diversi e rappresenta sentimenti di una. Vittorio, non si avvicini troppo al microfono, se no frigge. Vada un po' indietro. Ma non è un problema, non è colpa nostra, però, Vittorio. Ma a noi funziona tutti bene, Vittorio, è il suo strumento che non funziona. Sempre funzionato. Quale strumento? Tutte le volte che frigge. Voi siete più bravi del mondo, ma friggete, già è incapace quella che lavora con me, voi siete ancora più incapaci. Quindi avete messo insieme. Ma dove sta Vittorio adesso? Sta a Ferrara? Bio blu con cui abbiamo fatto dei collegamenti, perfetta. Red Ronnie, perfetto. Voi fate cagare per natura. Ma non, Vittorio, ma non è colpa nostra, Vittorio. Non è colpa nostra. Non sarà colpa nostra, però io l'ho fatto. Vittorio, dove sei adesso? Sei a casa? Sono appena rientrato da Sutri. Stiamo montando la vostra incontri a Sutri, da Giotto a Pasolini, che dovrai venire a vedere, che apre il 25. Ma come mai? In questo momento sono rientrato a casa. Sei a Ferrara, quindi? No, a casa da Roma, io sto a Roma. Ah, Roma, quindi a Corso Vittorio, va bene. Casa bellissima. Sì, non proprio, adesso sto a largo del Teatro Mater. Verrai un giorno qui a vedere, c'è la veduta bellissima della cupola di Sant'Ivo alla Sapienza, sulla terrazza, e poi c'è anche il tuo amico Peter Weigel che ti ricorda, è venuto a trovarmi 10 minuti fa. Ti prego di abbracciarlo forte. Ti prego di abbracciarlo forte, che è tanto tempo che non lo vedo, sì. Per cui veramente ti prego di portargli il mio amore. Sì, sì, ha sempre parlato bene di te, come di persona. E dice bene. A parte tu hai avuto pulite, perché tu sei stato anche sposato con una donna che lui conosceva, quindi hai avuto una famiglia normale. Regolare, intendo. Sì, perché tu sai che Peter aveva un bellissimo antiquariato a Madrid, e Cristina, la mia ex moglie, che tu hai conosciuto, è di Madrid, quindi si conoscevano per motivi anche di diciamo localizzazione spagnola. Ecco. Vittorio, scusami, io ho una domanda. Ti volevo chiedere, come fai a conciliare, diciamo, le varie fasi del tuo personaggio? Cioè lo Sgarbi parlamentare, lo Sgarbi sindaco e lo Sgarbi che va in televisione dalla D'Urso, no? Come fai a far coesistere? Ci vorrei andare molto di più. Allora, non avete capito un cazzo. Io intanto la mia attività è soprattutto scrivere. Scrivo tutte le notti, scrivo libri. Scrivo la tua parte artistica. Colleziono quadri, compro quadri, oggi ne ho comprati due, qualunque cosa. Quindi poi faccio il parlamentare, il sindaco, poi faccio le mostre d'arte. Dalla ma riesci a fare tutto posto, bene facendo così? Sentirebbe di avere il denaro per comprare più cose di quelle che posso comprarmi. Quindi vado molto poco, purtroppo. Vado invece. Vabbè, ma lo stipendio da parlamentare è già bello alto, comunque. Lo stipendio da parlamentare è già bello alto. La televisione mi ha consentito, come appunto, di guadagnare molto denaro. Pensa che Bonolis, che io guardo con odio, ha guadagnato in 4 anni 80 milioni di euro. Tu vorrai dire che non lo guardo con invidia? Ecco, provate voi per fare le trasmissioni che fa, che non guardo neppure. Quindi alla D'Urso ci sono compensi un po' più significativi che altrove, ma ci vado troppo poco. Poi vado invece tutte le settimane nella televisione che io ho fondato, che è Quarta Repubblica, perché facevamo Virus alla Rai, Fumo Cacciati, Porro e Dio, e io lo portai a Mediaset parlando con Berlusconi. Quindi quella è la mia presenza stabile, che però ovviamente ha un compenso molto inferiore a quello dello spazio, diciamo, del gossip, che invece come intrattenimento
riferimento consente, per cui non parlo della Russia, la Russia è purtroppo molto, molto meno frequentata da me di quanto vorrei. Allora Vittorio, non per colpa nostra, ma per colpa di mezzi che stai usando, si sente malissimo. Frigge, 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 non vorrei dire che non è colpa nostra. È colpa nostra, non è capitato qua. Ma no. Meno che non ti abbiamo pensato dall'altra parte, lo so, ho poi rincoglierito la mia assistente, ma ne abbiamo fatte 600. Ho fatto giorni stavolta, che era più bravo, i più bravi di tutti, ti avevano detto, se quel coglione del tuo assistente, se questi qui sicuramente. Ma non è colpa nostra che l'audio frigge, non è colpa nostra perché Alessandro è andato via. Provate a riutilizzare le cuffie se riuscite, magari. Ora no, assistenti, usate, perché secondo me il suo microfono a un certo punto sbiella. Ma deve non usare è colpa nostra. La cosa che... Ma cosa vuole la troupe che va a casa? Manco ci abbiamo i soldi per la nostra di casa. Che cazzo, scusami, eh. Enk, però girano voci su quanto guadagnate voi streamers che fanno pensare a Vittorio che voi abbiate dei mezzi stratosferici. Ma no, quelli li spendiamo tutti in alcol. No, no, non è vero. La cosa è questa, Alessandro, ora come ora, magari secondo me anche un problema, sfortunatamente, secondo me era in un posto che le case antiche hanno i muri giganteschi, era senza wifi o il wifi era lontano e friggeva. Non c'è mai successo neanche a noi, eh. C'è successo solo a te, Alessandro, la prima volta che eri sempre fermo. Un po' laggone, ma per il resto... Se io con voi mi sono sempre trovato benissimo, mi sono visto e sentito in maniera perfetta. Ci sono delle bellissime tette adesso e ora Vittorio in un'altra postazione. Assistente, provi le cuffie, per favore. Oh. Non possiamo, cioè, non so, abbiamo solo una uscita USB, cioè, è in carica perché ci avete detto che dura un'ora. Cioè, un telefono, il mio telefono in un'ora non riesce. Ok, no, quindi è perché è un iPhone, ci hanno tolto il jack, va bene, ok. Non potevate fare delle prove prima? No, allora scusate, adesso parlo io. Cioè, allora, il discorso non è della prova, perché per due secondi può funzionare, poi ovviamente la linea può venire e andare, cioè, però io non sono Gesù Cristo, cioè se la linea se ne va io non posso andare a... Cioè posso fare tutto il possibile, mi dispiace, ma cioè, quando faccio tutto il possibile poi dopo... Non adesso si sente benissimo, rimanete così. Va benissimo. Quando parla lei si sente tutto, quando parla Vittorio non si capisce niente. È vero, bravo. Allora, comunque Vittorio, non so se tu lo conosci, ma mio zio è Pierluigi De Lutti. Non so se mi senti, Vittorio. Sì. Ti sentiamo male. E ti volevo chiedere cosa ne pensi di lui? Cioè, ti piace come artista? Rischi una rispostaccia. Che bella. Ragazzi, il format delle case. Omi, io spero che sia vero che non abbiate pagato perché è una tragedia. No, non abbiamo pagato. Non abbiamo pagato nessuno. No, io mai per sotto ho pagato, però vi do una qualità audio-video e di presenza straordinaria, qui è un disastro. Ma secondo me, guarda, non è neanche colpa di Vittorio, Ma no, è una cosa... Ovviamente cosa succede? Che se chi ti invita non ti offre gli strumenti, non puoi criticare gli strumenti. Cioè, è una videochiamata, no? Che ragionamento del cazzo è, scusate. Vabbè, e lì... Sarà la connessione, c'è il problema. Con chi ce l'hai? Io? No, il ragionamento del cazzo di chi è? Ce l'ho con Sgarbi, che ho capito che lui deve criticare, però scusami, se tu non capisci quello che stai facendo, non criticarne una parte. Tu dici, io non sono disposto a venire in un posto dove non sento, e va bene così, ma non puoi accusare chi è lì e tu non capisci cosa sta facendo, e non capisci che il mezzo che stai utilizzando è un mezzo che offre una terza parte, e che i problemi si stanno verificando solo con lui in una storia di 3 mesi, non criticare. Puoi criticarmi. Scusami, ma tu non eri quello che volevi intervistare la Venier l'altra sera? Beh, la Venier si avrà avuto un telefono migliore, che c'entra? E che ne sai? Eh,
ho capito. Sì, è colpa comunque di questi... che mi sentisse, cioè, però non... allora Alessandro, non so se anche te quando hai fatto l'intervista magari qualche truppa è venuta a casa tua, però non è che possiamo mandare le truppe. Cioè... Allora, scusate ragazzi, mi chiedono di diminuire, diciamo, i toni per non farlo inalberare, ecco. Ok. Ma secondo me, lo sai cosa possiamo fare? Secondo comunque, me... Mi dicono che il problema è... No, aspetta, Ivan, calma. Chi lo chiede a chi? Perché io faccio e dico quello che cavolo mi pare con chi mi pare. Non ho mai avuto problemi di lottare contro un papa che voleva massacrare la libertà in Italia delle persone GLBT e degli scienziati. Figurati se mi metto paura di qualcuno che ti sta dicendo a te che mi devo far liberare. Di chi stai parlando? Di nessuno, hanno un problema di connessione, Alessandro. Vabbè, allora, parla con quelli che sono incapaci di fare una connessione. Io mi sono sempre connesso con voi, in qualunque momento, da qualunque casa mia, vecchia, antica, futura o presente, è andata sempre tutto benissimo. Quindi il problema non è mio, il problema è loro, e quindi non voglio sapere niente che non mi riguardi. Ma lei ha perfettamente ragione, Alessandro. Ma secondo me secondo me il problema persiste, perché io sono abituato a fare queste cose. Sì, certo, persiste. E non, secondo me possiamo anche, cioè, è interessante, però non vorrei focalizzare la cosa sull'audio che frigge. Ma invece il tema è audio che frigge, due punti, l'opinione di Sgarbi. Omi, però scusami, tu sai che io vengo da voi perché vi considero persone serie e interlocutori seri, e ormai vi considero anche degli amici. Allora, questa è la prova di quello che io ho sempre detto, e mi sono permesso anche di criticarvi. Non ci avete mai aiutato, a me e ai pochissimi, che da 10 anni chiediamo all'Italia di avere una vera connessione, banda larga, banda veloce, banda potente, connessione all'altezza dei paesi civili. Questa è la prova che noi siamo un paese del terzo mondo dal punto di vista digitale, ed è una colpa della classe dirigente politica, industriale, finanziaria, bancaria ed economica. E questo è una cosa che voi dovreste un attimo pensare, perché non ci avete aiutato. Io volevo tirarvi fuori dai bassi fondi. Il basso fondo è collegarsi con Sgarbi e non sentirlo. È un basso fondo ed è un limite che vi impongono per non diventare importanti. Perché se voi chiamate una persona come Sgarbi, con cui non riuscite a parlare, siete condannati a una situazione marginale. Quindi ci vuole una rivoluzione digitale, bisogna pretenderla. Io la pretendo da 10 anni, ma voi non ci avete mai aiutato. Aiutateci, perché dipende del vostro futuro. Io il mio passato ce l'ho già, e ho una casa costruita grazie ai dinosauri, come sa il nostro amico bannato. Ma voi, se volete uscire dai basement, cioè dai bassi fondi, dovete pretendere delle linee per cui chiamate Sgarbi e Sgarbi si capisce. Sgarbi non si capisce, perché le linee in Italia fanno schifo. Giusto. Perché il mondo politico, bancario, economico, tecnologico, infrastrutturale se n'è fregato dei giovani che nel resto del mondo governano, perché hanno delle connessioni a banda larga e a banda veloce. Giusto, ma Alessandro, la cosa è che io 5 mesi fa... Ma già frigge senza Vittorio l'audio. Certo, dopo un certo periodo frigge, non sono neanche così sicuro che sia la connessione, perché sembra che può essere la connessione. Ma non è che c'è qualcosa che fa interferenza? Non lo so, è strano. Se magari quando si avvicinano può essere il ritorno delle casse? Secondo me se si abbassano un po' con delle cuffie potrebbe... No, perché le casse lo farebbe fin da subito. Alessandro, il tuo discorso è vero, però io come pensavo, magari un anno fa, che dovevo capire come fare a dire ok, io il problema lo sai cosa? Io non ho un paracadute. È il filo del caricatore, dicono in chat, comunque, ma quello che penso pure io. Se togliete il filo del caricatore, secondo me non ci sarebbe più la frigidità. Infatti, basta che stia mezz'ora con le cuffie, siamo a posto così. Il problema, Alessandro, di noi creator è che sappiamo che oggi ci siamo
e domani magari non ci siamo più. E questo è il problema di fondo, per cui ognuno pensa a sé, soprattutto se si è piccolini. Io ora posso dire che sono un po' più grandino dopo la quarantena, posso iniziare a fare questo tipo di discorsi, ma vanno fatti, va preso 5-6 persone che contano su internet, che devono fare da, diciamo, teste, da bandiere per questo movimento. Non è certo che un povero ragazzo che fa i suoi video non si mette tanto a pensare a questo. Il problema è che lo Un possiamo povero, fare. no, omi, omi, un povero ragazzo no, ma voi non siete pochi. Non Se voi siamo pochi, faceste sistema, ma da poco non siamo pochi. se voi faceste sistema e metteste insieme tutti i vostri followers, voi avete una potenza di milioni di persone che possono dire: dateci la banda larga, dateci la banda veloce, dateci delle connessioni forti e sicure. Questo vuol dire ottima scuola a casa quando siamo costretti. Ottimo lavoro in caso di smart working, ma vuol dire anche che quello che pensano i giovani si impone nell'agenda politica del paese. Oggi voi non contate nulla. Purtroppo Ecco, fatto. andate avanti nelle grandi città con delle buone connessioni, tranne Bravo. quella di Sgarbi, ma nelle piccole città non vi si vede, non vi si sente perché hanno ancora il doppino di rame. È bravo, esatto. Aspetteremo tra qualche tempo, dovrebbe Elon Musk, secondo me, Ma la mettere. cosa triste è che ogni governo che ne parla dicono sempre che lanceranno la banda larga, che potenzieranno tutto. L'ha detto anche Conte qualche giorno fa, però poi al dunque non lo fanno mai. Ma voi dovreste, avendo milioni di followers, scatenare una protesta. Ma lo sai di chi hanno paura, Alessandro? Più che anche di noi, ma molto di più, secondo me, di Netflix. Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Per Perché cui dicono. ucciderebbero il sistema televisivo italiano, che è un E anche il oligopolio. cinema, Sono anche il d'accordo. cinema. Eh sì, Per sono. cui se. Cioè, il problema è che tu, un piccolo YouTuber, sì, ha dei problemi, però anche se fai questo, anche Sgarbi, che abita in una casa, con una casa vecchia, perché le case italiane sono vecchie, con i muri quelli spessissimi e tutto, se tu metti wifi in una stanza, poi non ti arriva nell'altra, che cazzo fai? Cioè, per fare le trasmissioni serve un upload gigantesco, per Sì, cui. però perdonami, Omi, Vittorio, che è anche un parlamentare, non è uno nato ieri, è uno che vive oggi, sa perfettamente che ha bisogno di connessioni per essere un parlamentare, un giornalista, un commentatore, a meno che non abbia deciso, ma non mi risulta, di continuare a ragionare sui vecchi sistemi di comunicazione, cioè i giornali, le vecchie radio, le vecchie televisioni. Se lui ha deciso questo, va bene così, e allora non capisco perché ha accettato di parlare con voi e con noi, perché io mi sento parte vostra. Altrimenti è uno che c'ha gente che non ha capito che lui deve stare sui social come si deve e deve potersi connettere anche se ha le mura grandi. Io pure quando ero in lockdown avevo le mura da mezzo metro perché vivo in una ex caserma dei carabinieri del 1900. Ma avete mai avuto problemi di connessione con me? No. Perché io voglio connettermi con voi. Però qui in questo caso non è la connessione il problema, ma era il Però è comunque caricatore. la connessione è un bel problema italiano, Sì, che certo. magari noi, io soprattutto a Milano ne ho pochi di problemi, secondo me a Roma ce ne sono, io ad esempio io a Roma non potevo fare le cose perché mi arrivavano 7 mega, perché non si poteva scavare sottoterra per le rovine romane. Adesso pure a Roma c'è praticamente dappertutto quasi della fibra, dai. Sì, ragazzi, ma Scusate, devo perdonatemi, andare a. se volete cambiare questo paese dovete parlare ai ragazzi e le ragazze di Ragusa, ai ragazzi e le ragazze di Cellino San Marco, ai ragazzi e le ragazze di Cagliari o di Olbia o di Decimomannu, se no ci parliamo fra di noi, sono seghe. L'Italia non è né Roma né Milano, l'Italia è fatta di una miriade di paesini e di province che non sono mai state cablate. E se voi, che siete fortissimi nel pubblico giovanile, non pretendete per tutti una cablatura decente, non c'è speranza. Stiamo parlando a gente che ha già risolto i suoi problemi. Noi dobbiamo parlare all'Italia che non ha voce e l'Italia che non ha voce non ha banda larga.
ed è Ragusa, ed è Decimo Manno, ed è Cellino San Marco, ed è Cetraro in Calabria. Sono loro che dobbiamo raggiungere. Se ci parliamo fra noi, fra Roma, Milano, Napoli e Bologna, sono cazzi, non ce ne frega niente nessuno, non cambiamo nulla. Ma lo stesso motivo per cui è difficile che queste voci si facciano sentire, è, cioè il motivo, è lo stesso per cui le case, che fanno, diciamo, le aziende che fanno, che tirano la fibra, fast, eccetera, eccetera, non ci vanno lì, perché tu spendi non so quanto per tirare sul cavo in un paesino dove hai 100 persone e quindi non, cioè, non c'è valore economico nel fare quello. Secondo me la rivoluzione arriva non tirando i cavi, ma da sopra, dai satelliti con il 5G. Cioè, la tecnologia... quello che volete voi, ma unitevi, perché siete insieme con tutti quelli che vi seguono e che vi fanno le donazioni. Voi siete tantissimi. Dovete chiedere allo Stato. Lo Stato esiste perché laddove non arriva il privato che non ha interesse, lo Stato interviene per dire: io comunque porto l'acqua, l'elettricità e quindi anche la banda larga laddove il privato non la porta perché non ha interesse. Lo Stato serve a portare tutti i servizi e voi sapete che l'informazione è l'acqua, è l'energia, è la ricchezza di questo millennio. Ma se non lo chiedete voi che ci campate, chi cazzo lo deve chiedere? Ma soprattutto i vecchi non lo chiedono, i vecchi. Certo, perché poi devono pagare pure di più sulle tasse del, non lo so, ma gliele fanno pagare quelle robe. Quindi io dico, a parte che secondo me il, questo l'ho già detto in altre live, io penso questo: nel momento in cui tu sposti la pubblica amministrazione su internet, i moduli sono su internet, la certificazione te la devi scaricare da internet, eccetera eccetera, costringi le persone a svegliarsi, a non dare internet, cioè diventa un diritto del cittadino. Tu quando nasci devi avere internet, anche se vivi, non hai una lira, ma se le cose che ti permettono di interfacciarti con lo Stato, che sono parte di tuoi altri diritti, passano attraverso quel mezzo, tu mi devi dare i mezzi per accedervi, per fare le cose. Questa è una ovvietà, naturalmente. Però... non è un'ovvietà, tu devi far pesare questa richiesta chiedendo un ok da tutti i milioni complessivi che ciascuno di voi ha. Cioè... ma ora noi possiamo farlo da poco. Prima non, cioè, non avevamo questo... abbiamo... Vittorio si è perso comunque. Abbiamo due. È un streaming chair, lo chiamiamo noi, dalle nostre parti. Sta litigando con la sua assistente, se sentite. No, ma noi speriamo di aver generato malumori in casa, ecco. Sì, ma in questo momento mi sembra di essere quando si litiga in famiglia che tu sei l'amico che li a cena per caso, e c'è questo imbarazzo. Comunque ragazzi, vi prego di non entrare nei particolari. Io domani, perché sono una persona per bene e sono una persona seria e sono una persona che mantengo gli impegni, domani vado ai massimi livelli a proporre questa occasione di incontro tra la televisione generalista e il vostro mondo. Non mi avete dato più segnali e io vado un po' più contadino, sperando poi che voi vogliate unirvi, perché a me questa opportunità me la daranno. Ma diciamo sul tema, io ne ho parlato poi con il secondo Alessandro. Io vedo due Alessandri. Anch'io. Sì, uno è una foto e l'altro lui. Allora, sul tema ne ho parlato anche con il ragazzo, quello che era seduto alla tua destra. Siamo interessati ovviamente a fare questo. Federico, ok, scusami, non mi viene il nome. Siamo interessati, ma mentre venivamo a casa tua ne abbiamo parlato anche abbastanza in profondità. C'è ancora tanto da capire sul formato. Parti questa unione. Quindi io direi procedere, puoi sicuramente procedere perché l'interesse c'è. Bisogna parlarsi con precisione sui contenuti.
comunque ci direi... sarà un per a breve, ecco qua. Oh no, hai scacciato quello sbagliato. Non l'ho cacciato. Arrivo. Ah, ok. C'è ancora. Io non sono mica arrivo. Vabbè, in sostanza, ragazzi, facciamo questo movimento modificato per promuovere la banda larga. Potrebbe essere uno dei temi su cui fondare. Sì, però la cosa è che riguardo all'intervista adesso, siccome doveva stare tranquillo il Vittorione Nazionale, lo vedo che sta. Non volevo mettere una crisi con i suoi. No, ma però per la cosa della banda larga, io avrei uno slogan. Non tutte le cose ci piacciono strette. Sotto grande, banda larga. Dobbiamo ancora vedere i contenuti. Chi è? Sì? Alessandro, anche tu sei ancora in diretta, eh? Alessandro, sentiamo che stai comunicando. Sì, no, io ci sono sempre, mi è proprio fisicamente caduto il device, ma io vi sento, vi vedo e sto noccando per rientrare. Ok. Non vedo il pop-ups per ora, okay. Guarda, prova a farti uscire forzatamente così si resetta. Sì, prova a farlo uscire forzatamente così rientra. Ok, perfetto. Mi dispiace che per colpa dei problemi tecnici si sia triggerato Vittorio. Eccoci qua. Eccoci. Però io non sento. Dobbiamo farci un server noi, whereby non... Replica. Ma con chi sta parlando? Non ti sentiamo. Allora io sono qui e... Ora sì, grazie Simo, lancio questo nuovo meme, ogni errore tecnico che ci sarà, incapaci. Incapaci. Non ti sentiamo, Alessandro. Un attimo che risolvo subito, ragazzi. Aspetta che mi smuto e mi rimuto. Ma tu lo senti? Ivan? No, stavo facendo l'imitazione. Ah, tipo alla Merluzzo. Ale, esci e rientra per sicurezza. Va bene, ok. C'è da dire che Whereby è un po' una merda, possiamo dirlo. Ma non è Whereby, ragazzi. No, lo so che ci sono programmi migliori di Whereby, quello dico. Allora, ovviamente già che ti colleghi dal telefono, con i vari sistemi operativi, le varie versioni, i vari permessi, è una merda. Dal telefono, dal PC, con Chrome, non ha mai dato un cazzo di problema a nessuno. Ovviamente non puoi pretendere che la gente abbia un PC. Non ti sentiamo. È come quella volta là, ti ricordi? Si ricorda, ho letto il labiale. Allora vi saluto... E vado a vedere come va a finire, credo. Sto cercando di interpretare. Vi saluto. Domani vado a lavorare per voi. E mi manca tanto il gallo di Lambrate e vorrei abbracciarlo. Ti saluteremo il gallo di Lambrate. La prossima volta andrà meglio. Un bacio, ragazzi. Geniale, ciao. Un saluto. In alto i cuori, movimento banda larga. Sempre. Va bene, è stato commovente perché sembrava che... Guarda, quello con cui ci siamo trovati... Allora, è ovvio che ci sono due generazioni a confronto, che è un po' la nostra e la loro, però il fatto è che... Ambe due noi, cioè sia la nostra sia la loro, dobbiamo comunque incontrarci e si vede che a volte un po' fatica la facciamo, però con Surri o Adrian o tutti gli altri, ovviamente sono del mestiere, sanno come si fa e non ci danno problemi. Allora Ivan, posso dire quello che mi hai scritto? Grazie Filo. Cosa ti ho scritto? Su WhatsApp. Quale? Comunque io direi di... Ragazzi, io direi... Allora, volete uno sgarbi triggerato a bestia? Che cosa che...
volevamo evitare, perché se lo volete triggerato a bestia, cerchiamo di farlo rientrare e ci manderà tutti a cacare. E secondo me se... non è worth, cioè piuttosto apriti lo studio, invitalo a Milano, dagli 2000 euro e boh. Se no lo rinvitiamo un altro giorno, sperando... Sì, sicuramente ci sarà un'altra giornata. Comunque. Perché comunque, cioè... i test erano stati fatti prima, andava bene. Sì, però siamo stati tipo 2-3 minuti, quindi... Però andava bene. Ma il problema è lì, il cavo, non so, fa delle interferenze strane, che comunque non è normale perché altri sono stati collegati. In realtà adesso mi dicono che è al telefono, per questo che non entra. Vabbè, lasciamolo fare. Comunque mi sembrava già bello carico. A me sarebbe piaciuto rispondergli alla cosa della D'Urso, però così è una merda, cioè... per motivi contingenti, no, quindi perché altro ti parte ti... e si sente male, per cui e quindi il problema l'avevamo, cioè, l'avevamo capito qual era, bastava rientrare senza il caricatore a PC attaccato. Però peccato, perché è un'occasione allora io quando facevo le live fuori, se il problema era mio non mi arrabbiavo, perché dicevo ok, ho fatto cacare, vaffanculo, sarà per la prossima. Se mi laggava in delle situazioni fighe il telefono, i cavi, le cose, internet, così mi incazzavo, perché dicevo che palle, per problemi tecnici è andata una merda. È ovvio che sia un po' andata una merda, perché abbiamo fatto praticamente solo un'introduzione, poi si sentiva la fritto misto, come dice Striscia la Notizia, fritto misto per voi. Comunque ti ho girato il messaggio del suo agente, diciamo. Ok. Ah, va bene. Grazie mille. Come si chiama l'agente? Sauro. Grazie, Sauro. Grazie mille. E magari ci strutturiamo, ora capiamo un giorno, perché questa settimana è un po' impegnata, e ci strutturiamo con i ragazzi un paio di cose che vogliono chiedere. Ovvio che se mi parla di Costantino... o di Uccio da Modena, magari i ragazzi si annoiano, per cui secondo me servirebbe trovare dei macro temi che la chat vuole, e poi delle domande un po' da fare alla fine, un po' goliardiche, per vedere come, non come reagisce, ma come ci risponde a queste cose, perché è ovvio che ci sta a parlare di... delle domande, esatto, spicy. Io volevo spoilerargli, siccome so che Sgarbi è un grande amante delle donne, volevamo quella cosa che avevamo proposto, pure di fare la tier list pure delle politiche degli non ultimi quella, 20 ancora anni. Meglio un La Bombi o La Passi con noi tutte donne, che lui ovviamente non ci riconosce. Non, nessun... pure quella delle politiche secondo me era carina, con la Gelmini, la Carfagna, facciamola noi. Allora, cambiamo il titolo.